Una cosa, adesso ho preparato una breve presentazione da mostrare, però visto che stasera parliamo della Luna, chi ha già avuto occasione di seguirci in passato sa che spesso abbiamo giocato un pochino con le dimensioni della Luna, perché noi fin da piccoli conosciamo la Luna perché è il corpo celeste più luminoso che vediamo in cielo dopo il Sole. Quindi la vediamo, a volte la vediamo quando sorge, quando c'è la luna piena, la vediamo vicina all'orizzonte che ci appare molto grande, però magari leggiamo delle informazioni sui libri, su internet, delle dimensioni in chilometri, di quanto è grande la luna, eccetera, eccetera, però magari diventa difficile avere un'idea di quanto siano le proporzioni fra la luna e la Terra. Allora, ho preparato un piccolo confronto e diciamo che adesso vi suggerisco, non dico che vi interroghi, vi faccio una domanda. Allora, conosciamo bene la Luna, no? Che è il corpo celeste più vicino a noi, è l'unico satellite che ha la Terra. Supponiamo di fare una proporzione, supponiamo di in scala di rappresentare la Luna con una pallina, con una pallina da tennis. Questa c'è qualcuno che sta condividendo? Ecco, scusate, per favore fate, non condividete. Questa qui supponiamo che sia la dimensione della Luna. La Luna in scala, in una certa scala. La Luna è più piccola della Terra, è circa 3 volte e mezzo più piccolo. Ci domandiamo quanto sarebbe grande la Terra in confronto alla Luna usando questa scala? Quanto sarebbe grande il pallone che dovrei andare a prendere per avere una Terra nella stessa proporzione? Adesso non è il caso che adesso lo scriviate nella chat. Ognuno pensi più o meno quanto farebbe grande o piccola questa Terra. Io adesso ho preso un'altra palla che rappresenta la Terra nella stessa scala. Ecco, questa qui, un pallone da pallacanestro, è in proporzione grande come la Terra e la Luna in questa scala. Quindi vediamo che la Luna, per quanto sia grande come satellite, è uno dei satelliti più grandi del Sistema Solare, non è il più grande, ma fra tutti i satelliti che ci sono nel Sistema Solare è uno dei più grandi. Però vediamo in questa scala che è molto più piccola della Terra, circa 3 e mezzo. Tra l'altro io ho scelto un pallone da pallacanestro proprio trovandolo azzurro in modo che fosse abbastanza simile al colore degli oceani. Quindi questa qui è la dimensione, la proporzione che noi dobbiamo tenere presente. E adesso andiamo invece a vedere qualcosa di più della Luna, un pochino più nel dettaglio. E quindi vi condivido adesso lo schermo, diciamo, ecco qui, spero che lo vediate. Sì. Ecco qua. Scusa, dammi Marco il feedback. Sì, tutto a posto. Tutto a posto, la presentazione si vede bene a schermo intero? Bene, allora, iniziamo. La Luna stasera ci va un po' di traverso perché pensavamo di osservarla al telescopio direttamente, invece abbiamo un po' la Luna di traverso perché ci tocca guardare fotografie e immagini che sono state prese in precedenza. Dicevamo che il diametro della Luna è circa 3.400
chilometri, mentre quello della Terra 12.700. Quindi se la vediamo sul monitor, sullo schermo, questa è la dimensione della Luna e questa qui è la dimensione della Terra. Però adesso vi ho fatto vedere anche con la pallina da tennis e il pallone da basket, vi ho fatto vedere la proporzione fra i due corpi, fra i due oggetti. Ci chiediamo quanto è distante la Luna da noi. A noi appare anche abbastanza grande, spesso quando la guardiamo, soprattutto nelle serate in cui è piena, appunto quando la vediamo sorgere dietro i monti. E ci appare abbastanza vicina. In effetti è il corpo celeste più vicino a noi. Però è molto lontana in termini di proporzione rispetto alla Terra. Se questa fosse la distanza, adesso abbiamo rimpicciolito la Luna, la Terra che è qui sulla sinistra è diventata una sfera molto più piccola, la Luna sarebbe molto più piccola all'estremità di destra dello schermo. Quindi vediamo che la Luna, oltre ad essere parecchio più piccola della Terra, è anche molto lontana. La distanza è di circa 384.000 chilometri, che tradotto in diametri terrestri sono circa 30 volte il diametro della Terra. Questo vuol dire che se noi avessimo la Luna e la Terra su questa linea, dovremmo metterci 30 terre in mezzo per arrivare alla Luna. Quindi effettivamente è un corpo che è abbastanza, è il più vicino a noi, ma comunque le distanze sono molto grandi. E quindi questo ci fa capire anche come è stato difficile raggiungere la Luna quando ci sono state le esplorazioni umane e ancora oggi quanto è difficile anche quando si mandano delle sonde o dei robot. Questa è un'altra immagine che rappresenta la Terra, questo pallino azzurro, e la Luna invece all'estremità di destra. Sono indicate tre posizioni per la Luna, perché in realtà la Luna compie un'orbita quasi circolare, ma non è perfettamente circolare. È una forma ellittica, la forma dell'orbita. Quindi ci sono momenti nel corso del mese lunare in cui la Luna è più vicina a noi e momenti in cui è un po' più lontana. Quindi la distanza che si indica dei 384.000 chilometri in realtà è una distanza media che può variare da circa 356.000 a 400, poco più di 400.000. Vi faccio notare che c'è un piccolo anellino porpora intorno alla Terra, quello lì rappresenta l'orbita della stazione spaziale dove vanno gli astronauti, no? Per cui gli astronauti sono nello spazio, ma vediamo che sono estremamente vicini alla Terra, mentre la Luna è molto molto più lontana. Questo secondo cerchio rappresenta le orbite dei satelliti del GPS, quindi dei navigatori che abbiamo satellitare, che abbiamo in auto o anche sul cellulare, mentre i satelliti geostazionari orbitano su quest'orbita più verde, che è un pochino più lontana. Comunque è tutto molto più vicino a noi di quanto non sia il nostro satellite. Un fenomeno della Luna abbastanza noto, conosciuto e importante è quello delle fasi. Che cosa significano le fasi? La Luna compie un'orbita intorno alla Terra e quindi gira intorno alla Terra e viene illuminata dal Sole in maniera diversa nel corso del mese. Ora noi dobbiamo immaginare questa linea grigia che è l'orbita della Terra, il percorso che viene seguito dalla Terra nell'orbita intorno al Sole. Il Sole dobbiamo immaginarlo in alto, molto più lontano da noi. E qui vediamo rappresentati in giallo solo i raggi della luce solare che riceviamo. Se noi iniziamo, la Terra si muove verso destra, parte da sinistra, si muove verso destra. All'inizio del mese lunare la Luna è cosiddetta nuova, cioè è
dice, si frappone fra noi e il sole. Non è sempre allineata perfettamente, perché quello è solo il momento in cui si ha un'eclisse, perché la luna oscura il disco del sole. Però diciamo è dalla parte del sole, noi la vediamo in quella direzione. E siccome la parte illuminata della luna, la parte dall'altra parte, verso il sole, noi vediamo l'emisfero notturno, quindi di fatto non riusciamo a vederla nel cielo. Mentre orbita intorno a noi, compie nella seconda immagine un piccolo tratto della sua orbita e quindi vediamo in gran parte l'emisfero che non è illuminato dal sole, però vediamo una piccola, iniziamo a vedere che l'emisfero che noi vediamo inizia a essere illuminato e quindi, come vediamo in questa seconda immagine, c'è una piccola falce di luna che viene illuminata. Attenzione, noi della luna vediamo sempre solo un'unica faccia, ma mentre la luna orbita intorno a noi, viene illuminata tutta dal sole, non è che esiste una metà della luna che non vede mai il sole e una metà che la vede sempre. Periodicamente riceve tutta la superficie della luna, riceve i raggi del sole. Quando ha compiuto la luna un quarto della sua orbita intorno alla Terra, noi della metà della faccia che noi vediamo, vediamo metà illuminata e metà no. Ed è il momento che noi indichiamo come primo quarto. È quello che cadeva più o meno in questi giorni e che è uno dei momenti migliori per osservare la Luna. Via via che la Luna prosegue nella sua orbita, vediamo che si illumina via via una fetta sempre maggiore del disco lunare, finché poi, quando la Luna è completamente dalla parte opposta al Sole, abbiamo la cosiddetta Luna piena. Il disco della luna che noi vediamo viene illuminato dal sole. Ovviamente la luna prosegue il suo moto intorno alla Terra, per cui iniziamo a vedere una fetta dell'emisfero notturno della luce che tramonta sulla faccia che vediamo, e quindi a un certo punto vedremo soltanto metà della luna illuminata. Quello è il momento dell'ultimo quarto. La Luna prosegue il suo percorso e a un certo momento vedremo una piccola falce, la falce che vedremo all'alba poco prima del sorgere del Sole, finché poi la Luna compie un giro intorno alla Terra completo, per cui ritorna ad essere una Luna nuova, cioè non la vediamo perché in realtà ci rivolge una parte che è l'emisfero che in quel momento è nella notte. Quindi questo qui è il motivo per cui si alternano le fasi delle cosiddette fasi lunari. Si parte da un momento in cui la Luna di fatto non è osservabile, arriva a essere osservabile sempre più, diventa piena e poi ritorna a diminuire finché poi sparisce nuovamente. La Luna, vi dicevo prima, che non è sempre alla stessa distanza da noi. Ci sono momenti in cui è più vicina, e quello viene detto il momento in cui è più vicina a noi, e poi c'è il momento in cui è più lontana e la vediamo quindi leggermente più piccola. Ma nel corso dell'anno, questo qui è un esempio di una tabella presa dal 2018, le distanze minime e massime non sono sempre le stesse, variano nel corso dell'anno, di mese in mese, per cui la Luna non è costantemente alla stessa distanza da noi e questo è l'effetto dell'influenza sull'orbita della Luna, non solo della forza di gravità della Terra, ma anche degli effetti di tutti gli altri pianeti, che seppur in minima percentuale contribuiscono a rendere il movimento della Luna molto complicato. Vedete che, per esempio, nel corso del 2018 si era passati
a gennaio da una distanza minima di 356.000 chilometri a una massima di 406.000, mentre verso la fine dell'anno la differenza era, quindi inizialmente la differenza era di quasi 50.000 chilometri, a ottobre, fra ottobre e novembre era stata solo di 35.000 nel corso della stessa orbita. Questo fa sì che la Luna, anche se a occhio nudo ci sembra sempre uguale quando la osserviamo come dimensione, in realtà ci sono momenti in cui, quando è al perigeo, quindi il punto più vicino a noi, ci appare più grande. E quando è più lontana da noi, all'apogeo, ci appare più piccola. Quindi una stessa luna piena che avviene in momenti dell'anno diversi in cui la luna è al perigeo o all'apogeo, la luna, pur essendo sempre piena, può apparire abbastanza diversa come dimensione. Diciamo che normalmente a occhio nudo non si riesce ad apprezzare questa differenza. Quindi talvolta abbiamo letto su giornali o su notizie via internet che accadeva una luna piena particolarmente grande, quindi eccezionale, ma diciamo che questo è vero, periodicamente la luna è un po' più vicina, quindi appare leggermente più grande, ma diciamo che a occhio nudo di fatto non si riesce a percepire questa differenza. Comunque la differenza nel diametro è di circa il 14%, quindi possiamo vedere che ci possono essere delle differenze sensibili. Ora, io come parte introduttiva sulla Luna, per ora vi lascio solo questo e smetto la condivisione del monitor. Passerei la parola a Franco, che è il vero astrofotografo del gruppo e quindi ci racconta qualcosa sulle immagini, sulle fotografie e cosa possiamo osservare. Grazie Luigi, Chiedo ti però prima interrompo se io sono pronti col ragazzi. video. Nel frattempo è arrivato il video, siamo riusciti a trasferire il video, quindi Fai il va video allora. bene, io il video. D'accordo. Ok. Lo vedete? Però non so se lo Ancora sento. tutto nero. Sì, è corretto. Ok, pronti via. Il sistema solare dei primordi era decisamente più caotico, molto diverso da quello che oggi noi conosciamo. I grandi pianeti non avevano ripulito ancora le loro orbite e moltissimi asteroidi e pianetini vorticavano freneticamente attorno al Sole. Si pensa che circa 4,5 miliardi di anni fa un pianeta, chiamato Theia, più o meno delle stesse dimensioni di Marte, si sia scontrato con la neoformata Terra. Nello scontro Theia è andata completamente distrutta e i numerosissimi detriti incandescenti, derivati dall'impatto, sono entrati in orbita attorno alla Terra, costituendo un vero e proprio anello di frammenti provenienti dalla crosta di entrambi i pianeti. La forza di gravità terminò l'opera, aggregando i detriti e portando così alla formazione della Luna. Come la Terra, la Luna ha avuto un'infanzia molto turbolenta. Subito dopo la sua formazione, mentre la sua superficie andava progressivamente raffreddandosi e solidificandosi, una pioggia di asteroidi incominciò a colpirla, scatenando un turbinio di attività vulcaniche. Un grande asteroide si andò a schiantare vicino al polo sud lunare, creando uno dei più grandi crateri di impatto sulla faccia nascosta della Luna. Questi impatti hanno provocato la risalita di lava fusa sulla superficie lunare. La lava, espandendosi e poi raffreddandosi, ha creato quelli che noi, erroneamente, chiamiamo oceani lunari, perché ci appaiono come ampie zone scure su una superficie relativamente più luminosa. La Luna e l'intero sistema solare stavano attraversando un periodo di grande instabilità, dovuto al cosiddetto intenso bombardamento tardivo, avvenuto circa 4 miliardi di anni fa e durato oltre 300 milioni di anni. La Luna continuò a essere colpita da asteroidi più piccoli, che resero la sua faccia butterata.
E mi dicono che il video non era sulla Luna, però questo è arrivato, questo abbiamo visto. Se riusciamo la colpa è mia. Se riusciamo a recuperare il video, poi vi mandiamo anche l'altro. Ora lascerei stasera, la no, Franco, e Franco, a te se la parola. Non... Dicevo che stasera purtroppo non ne va giusta una, è stato tutto storto. Ci siamo cercati... Abbiamo un po' la Luna per traverso. Infatti. Allora, vediamo un po'. Vai Franco. Sì. Allora, vedete il mio schermo? Tutto a posto? Sì, sì, sì. Tutto a posto. Allora, io ho messo insieme anch'io una piccola presentazione per parlare della Luna dal punto di vista delle immagini. Come vi abbiamo già spiegato, non abbiamo potuto farvele vedere in diretta, e allora cerchiamo di simulare. Come prima cosa vi faccio vedere un video che ho girato, e poi vi spiego il perché, che vi fa vedere come si vedrebbe la Luna se si avesse l'opportunità di mettere l'occhio all'oculare di un telescopio. Si vede questo effetto di movimento, che è quello che provoca che è provocato dall'atmosfera, che essendo molto instabile a causa delle diverse temperature dei vari strati, genera una deviazione della luce, quindi dell'immagine che arriva a noi. Questo è un grosso problema per l'osservazione dei corpi celesti dalla Terra, e viene superato mediante degli accorgimenti. Per esempio, per la fotografia, aspetta, devo togliere un attimo una cosa di qua. Ecco, per fare le fotografie in genere dei corpi planetari, cosa si fa? Si fa un video come questo, poi ci sono degli appositi programmi con i quali si possono estrapolare i fotogrammi migliori, cioè quelli che sono più fermi. Questi programmi fanno la somma dei fotogrammi e si ottiene come se si facesse una lunga esposizione del soggetto che si vuole fotografare, in questo caso la Luna. Ecco, adesso passerei... Aspetta, devo chiudere. Ecco, in questo caso vi faccio vedere una... Aspetta, torno indietro, scusate. Un altro video. Ho avuto occasione di fotografare la stazione spaziale mentre passava davanti, prospetticamente davanti alla Luna. Adesso ve la faccio vedere più rallentata. Io ci ho stoppato un attimo. Ecco. Qui in alto la vedrete sorgere e piano piano muovo i fotogrammi. Ecco lì che spunta, la vedete qua in alto. Questa l'ho fatta circa 2 anni fa. Ecco. Ecco, in questo modo la potete vedere invece in un fotomontaggio. E sono questi, questa linea, che si vede una linea scura, che sarebbe la parte in ombra dei pannelli... dei pannelli fotovoltaici della stazione spaziale. La parte bianca è la zona che era illuminata e ha attraversato in questo modo la parte superiore della Luna. Qui la vediamo un po' più ingrandita, anche se ingrandendo ovviamente la qualità dell'immagine un po' si deteriora, però forse si vede meglio. Ecco. A questo punto parliamo un attimo dei mari.
per mari cosa si intendono? Si intendono quelle zone scure che anticamente sono state definite mari perché quando ancora non esisteva il telescopio, chi vedeva la Luna a occhio nudo ha immaginato che fossero, che le zone più chiare fossero, fossero terra emersa e le zone scure mari. Invece poi, ovviamente, con l'era del telescopio si è scoperto che questi non erano mari, ma semplicemente zone più scure perché sono state riempite dalla lava che è fuoriuscita dalla Luna durante la sua formazione. Ecco, qui io ho elencato i mari principali, il mare Crisium, il mare, hanno tutti i nomi latini, il mare delle Sereditatis, della fecondità, della tranquillità. In questo mare è atterrata l'Apollo 11, la prima missione con la quale sono potuti scendere sulla Luna gli uomini. Il mare Imbrium, l'oceano delle tempeste, Procellarum, quello delle isole e delle nubi, degli umori. Ecco, qui in fondo ho voluto evidenziare Tycho, che è un pianeta e che è un cratere. Perché l'ho voluto evidenziare? Perché ha una particolarità, che durante cioè, l'impatto che l'ha formato è stato così violento che ha provocato un getto di materia in tutte le direzioni, che sarebbero queste strisce più chiare che si vedono in tutte le direzioni. Addirittura hanno superato l'equatore della Luna, sono arrivate anche fino in questa zona. Adesso ve lo farò vedere poi in dettaglio. Ecco, questo è Tycho, che non è tra i crateri più grandi, perché è circa 85 km di diametro, però ha avuto quella particolarità di... Qui vedete altri crateri che ho evidenziato, i principali di questa foto, Pitatus e Clavius. Clavius è un grosso cratere che ha un diametro di circa 240 km, quindi notevole. Pensate che la distanza in linea retta tra Milano e Bologna è 200 km, quindi potete immaginare quanto è grande. Allora, questo invece è Tycho, è ripreso da un astrofotografo che si trova in rete, che mi ha concesso di usare le sue foto così come altri, e si vede il picco centrale che è molto alto. Questi picchi, il picco si genera durante l'impatto per una reazione all'impatto stesso, c'è un'azione contraria e si forma il picco centrale che è alto 1500 metri. Aspetta, adesso qui si è inceppato. Aspetta, sono tornato indietro, scusate. C'è qualche problema sulla... Tanto per andare avanti con i problemi. Scusate, che se... ecco. Qui si vede meglio Clavius, il cratere di cui vi parlavo prima, che ha all'interno altri 5 piccoli crateri che si sono logicamente formati in epoche successive. Questo cratere è molto antico, si stima che sia, abbia un'età di 3,8-3,9 miliardi di anni, qui, e quindi vuol dire che si è formato poco dopo la formazione della Luna stessa e si è riempito di lava perché la parte predominante è pressoché liscia e poi è stata bombardata successivamente da ulteriori corpi celesti, asteroidi o meteoriti che hanno generato questa collana di crateri. Qui abbiamo un altro Longomontanus, che è un altro cratere molto importante perché
ha una notevole, diciamo, il dislivello tra la cresta, e il fondo è di circa 4.000 metri. Ecco, questa è una foto invece che rappresenta la parte sud-ovest della Luna, come si vedrebbe al primo quarto. Questa è una foto che ha fatto il nostro socio Marco Gabrielli. Proseguiamo. Non capisco perché di tanto si inceppa. In quest'altra foto vediamo la parte dal centro a nord del primo quarto, e da qui poi passiamo a quest'altra foto che è molto interessante, anche questa è stata fatta dal nostro socio Marco Gabrielli, e rappresenta questi tre crateri messi in sequenza. Theophilus è anche questo molto caratteristico. Anche questo ha un dislivello tra la cresta del cratere e il fondale di oltre 4.000 metri, circa 4.100 metri, e un picco centrale, che adesso vedremo meglio in una foto più dettagliata, che è 1.400 metri. Ecco, questa è un'altra foto molto dettagliata ad alta risoluzione di questo cratere, e vi fa vedere come è articolato questo picco. Addirittura ha quattro cime di altezza variabile, la più alta è 1.500 metri. E qui si può anche apprezzare l'altezza della cresta del cratere, guardando la sua ombra che viene proiettata all'interno, e quindi si vede che è molto, se si considera che anche che il diametro di questo cratere è anche di circa 100 chilometri, e quindi la sua ombra, chiaramente l'ombra dipende dalla posizione del sole in quel momento, però è notevole e quindi dimostra quanto è alto la cresta. Pensate che le nostre montagne delle Alpi sono sui 4.000 metri. Chiaramente qui non esiste il livello medio come sulla Terra, che sia il livello medio marino. Le altezze vengono sempre, diciamo, calcolate dal fondale del cratere stesso. In questa vediamo ancora la Luna poco dopo il primo quarto, ed è interessante soltanto per farvi vedere questo cratere Plato, che sarebbe Platone, anche questo è il nome latino. Questo è uno dei più bei crateri dal punto di vista proprio estetico, e lo vediamo qui, sempre in una foto ad alta risoluzione, anche questa che ho potuto prendere da un sito di astrofotografi, in cui si vede il fondo che è completamente riempito di lava, che si è riempito durante la formazione della Luna, essendo questo un cratere vecchio, anche questo stimato di età tra i 1.800 e 3 miliardi e 800 milioni di anni circa. Le caratteristiche sono le ombre, che sono molto apprezzate da noi astrofili quando facciamo le osservazioni, perché è un cratere che si può osservare facilmente senza fare le ore piccole, perché è visibile bene poco dopo il primo quarto, quindi in ore ancora accettabili. E sono molto belle queste ombre quando si possono osservare dal telescopio. In questa foto si notano anche queste cime, soprattutto questa che vi faccio vedere col puntatore, che si chiama Mons Pico, ed è un monte che è alto 2.400 metri. Anche questo probabilmente si è formato a causa del materiale d'impatto che è stato poi, diciamo, che è ricaduto sulla stessa Luna e si è stabilizzato qui.
Queste altre creste sono chiamate Monti Tenerife e sono più piccole, sono più basse, sono sui 1200 metri. Ecco, la differenza di altezza si può proprio notare dall'ombra che proiettano i due picchi. Questo vedete che è molto più lunga, infatti 2400 metri. Queste sono minori perché è circa la metà. Ecco, un altro cratere interessante per la sua conformazione è questo che si chiama Copernico, intitolato Copernico. Qui ce n'è un altro, Eratostene, e questa catena di monti che, alla quale è stata data il nome di Monte degli Appennini, come fossero terrestri, come fossero dell'Italia, diciamo. Passiamo oltre, vi faccio vedere Copernico ad alta definizione. Questo ha dei picchi più ridotti rispetto agli altri, perché anche questo si è riempito parzialmente di lava. Qui abbiamo un'altra zona, abbiamo il cratere di nome Gassendi, che è proprio al bordo del Mare Humorum. Sono tutte conformazioni molto interessanti. Un altro cratere molto particolare è questo, Schiller, che ha questa strana forma. Ci sono due teorie per cui si sia formato in questo modo. Qualcuno ipotizza che sia la somma di due impatti molto vicini, ma forse diciamo un motivo più veritiero è che è stato causato da un corpo celeste molto radente, per cui invece che avere un impatto pressoché verticale ha causato questa strisciata. Ecco, qui vediamo di nuovo, anche se meno in risalto perché è completamente illuminato, Tycho, quello che abbiamo visto prima, però si notano anche qua le raggiere. Qui abbiamo altre conformazioni. Anche questo Walter ha un diametro di circa 120 chilometri, con dei picchi centrali e crateri. Chiaramente per apprezzare i vari crateri bisogna riuscire a poterli osservare quando la luce è radente, perché come abbiamo visto in alcune zone quando è troppo illuminata non si perde il senso del rilievo, mentre quando è radente vengono messe in evidenza le parti interne dei crateri e anche l'ombra che proiettano all'interno. Ecco, questa è una foto di un astrofotografo, Fabio Martina, che si è iscritto da poco al nostro gruppo di astrofotografi e ha ripreso gran parte del primo quarto di luna e ha segnato le zone di due allunaggi. Questa, al centro di questo cerchio giallo, è quello dell'Apollo 11, il primo sbarco sulla Luna, famoso. Mentre questo è l'ultimo in questa zona. Adesso concludo con una curiosità. Facendo un video sulla Luna e guardando i vari fotogrammi, mi sono trovato questo intruso, che data il periodo che era in maggio e l'ora, perché non era ancora notte fonda, dalla silhouette si presume che possa essere un rondone. Cosa un po' caratteristica, ogni tanto capita che passino degli aerei, passino altri tipi di uccello, la stessa stazione spaziale, insomma, sono foto un po' caratteristiche. A questo punto io non avrei altre cose da farvi vedere e ripasserei a chi doveva parlare ancora, Luigi, se non sbaglio. Sì, va bene. Aspetta che ora devo...
Va bene, abbiamo ancora la... togli pure la condivisione. Beh, queste fotografie ci è voluto parecchio lavoro per riuscire a scattarle tutte, a elaborarle, cioè fare una fotografia astronomica anche della Luna non è così immediato, perché per fare una bella fotografia come quelle che ci ha mostrato Franco c'è parecchio lavoro, parecchio impegno. Sì, molto dipende dalla turbolenza atmosferica. A volte si riescono a fare, quando è particolarmente ferma, anche belle foto con singoli scatti. Però specie noi che siamo vicino al mare, abbiamo sempre molta turbolenza che è proprio indotta dal mare, che è un termoregolatore, ma è un po' come un calorifero sempre in funzione. E quindi ci penalizza. Vai pure, vai. Va bene, allora io proseguo. Allora, abbiamo fatto questa presentazione. Intanto, nella prima parte abbiamo parlato così genericamente della Luna, che cos'è, quanto è grande, eccetera. Abbiamo visto le fotografie dei crateri, dei mari, le fotografie che ci ha mostrato Franco. Adesso invece facciamo una parte che è leggermente più tecnica, però è una curiosità, no? La Luna ha degli effetti sulla Terra, lo sappiamo, e uno degli effetti più importanti, più noti, è quello delle maree. Le maree in tema astronomico sono importantissime, tanto per intenderci, il fatto che il livello del mare cambi nel corso della giornata, il mare lo vediamo salire e scendere, è un effetto della marea, ma le maree in ambito astronomico hanno un'importanza molto grande che va al di là del semplice effetto sul mare. A questo punto parto con una nuova presentazione. Ve lo dico subito, parte con una formula matematica, non spaventatevi, perché in realtà non dobbiamo andare più di tanto nel dettaglio, andiamo semplicemente a capire il significato principale di questa. Allora, questa qui ho messo subito una immagine con delle barche che apparentemente sono abbandonate sul terreno. In realtà, se uno guarda con attenzione, questo è un molo e le barche sono rimaste sul terreno semplicemente perché il mare se n'è andato via. Questo è l'effetto più evidente delle maree. Come nascono le maree? La spiegazione viene dallo studio della forza di gravità. Semplicemente la forza con cui si attraggono due corpi qualunque, e in questo caso un corpo più grande che è la Terra e un corpo più piccolo che è la Luna, dipende dal prodotto, quindi dalla moltiplicazione delle loro masse. Quindi più sono grandi questi due corpi e più la forza con cui si attirano diventa grande, e dipende dall'inverso del quadrato della distanza. In buona sostanza, più sono lontani i corpi e più la forza scende. Scende velocemente perché scende con il quadrato della distanza. Significa che se noi abbiamo, a parità di due corpi, abbiamo una certa distanza, se noi la distanza la raddoppiamo, la forza diventa un quarto. Se la distanza diventa tre volte tanto, la forza diventa nove volte più bassa, e così via. Quindi l'effetto della distanza è importante. A noi interessa ricordare solo che gli effetti di marea, e quindi le forze, sono più intense se i corpi sono grandi e sono vicini, e sono più deboli se i corpi sono più lontani. Allora, qui abbiamo uno schema. Abbiamo sulla sinistra la Terra, che è più grande della Luna, e la Luna non è in scala, questo perché l'ho dovuta ravvicinare, però serve a esagerare l'effetto, a capire meglio come funziona questo processo.
la Luna l'abbiamo sulla destra. Ora noi non ci curiamo tanto di cosa succede sulla Luna, guardiamo gli effetti su alcuni punti disseminati sulla Terra. In particolare ne abbiamo uno, diciamo, rivolto, il punto più vicino alla Luna, rivolto verso la Luna, uno è il punto centrale, possiamo immaginare che sia il centro della Terra, e un punto che invece è il punto più lontano dalla parte opposta. Dopodiché abbiamo altri due punti, uno in alto e uno in basso. Andiamo a vedere qual è la forza che viene esercitata dalla Luna su questi punti. Ovviamente questo punto viene attirato dalla Luna, quindi ha una forza che punta leggermente verso il basso. Questo che è in basso invece ha una forza che della stessa entità, però è girata più verso l'alto. Come dicevo, questo è il punto più vicino alla Luna, quindi è attirato direttamente verso la Luna con una forza molto intensa. All'opposto, l'altro punto è quello più lontano, quindi è attirato con una forza molto meno intensa. E il punto centrale con una forza che è intermedia, una via di mezzo fra queste ultime due. Allora vediamo che in questo caso è importante considerare che la Terra non è un punto materiale. I fisici tendono a concentrare per semplicità i loro calcoli idealizzando i corpi celesti come avessero la massa concentrata solo in un unico punto. Qui invece diventa importante considerare che la Terra ha una certa dimensione. Adesso lasciamo perdere la Luna, che è molto sulla destra, non la guardiamo più, e guardiamo soltanto questi punti nel dettaglio. Per il punto in alto dicevamo che è attirato con una certa forza verso la Luna, che è qui al di fuori dello schermo. Questa forza però può essere scomposta, vuol dire che in realtà è formata da due componenti, che sono una componente orizzontale, che in questo momento non ci interessa molto, e una componente verticale che punta verso il centro della Terra. In maniera analoga, il punto che è sul basso è simmetrico rispetto a questo primo punto, ha una forza che è scomposta a una componente orizzontale più o meno verso la Luna e una componente verso il centro della Terra. Quindi notiamo questo: per il punto in alto sente una forza che è diretta verso il centro della Terra, verso il basso. E il punto che è in basso, anch'esso risente di una forza verso il centro della Terra, però punta decisamente in alto. Adesso facciamo un salto che è leggermente più complicato. Guardiamo i punti che sono invece sulla linea centrale. Abbiamo detto che quello di destra è attirato molto di più, quello di sinistra è attirato nella stessa direzione, con lo stesso verso, ma un po' di meno, e il punto centrale è attirato con una forza intermedia. Adesso facciamo un salto, cioè immaginiamo di essere seduti esattamente nel centro della Terra, quindi di essere sottoposti a questa forza che noi vediamo. E osserviamo dal centro della Terra, osserviamo gli altri due punti, quello che abbiamo a destra e quello che abbiamo a sinistra. Il punto che è a destra è attirato verso la Luna di più di noi, per cui ci appare stirato verso la Luna, come se avesse una forza che tende a portarlo via verso la Luna. Il punto che invece è verso sinistra, che è dal lato opposto, viene attirato con una forza che è più debole di quella che sta attirando noi. Quindi è apparentemente, a noi sembra che venga spinto via, che venga spinto nel verso opposto.
Quindi, se in termini fisici, matematici, questo si traduce nel dire che, prendendo come riferimento il punto centrale, noi andiamo a sottrarre questa forza, quindi questo vettore, anche da tutti gli altri. Quindi, dal punto di vista relativo, per il punto centrale vede il punto di destra come se fosse spinto verso la Luna e, cosa che sembra incredibile, gli appare che il punto di sinistra come se venisse spinto via. Quindi, da questo punto di vista, ci appare, ma non è così, ci appare che la forza di gravità in realtà diventi quasi una forza che, anziché essere attrattiva, che respinga. Se noi mettiamo insieme queste considerazioni che abbiamo fatto su questi punti con quelle che abbiamo fatto in precedenza sul punto di sopra e di sotto, che tendono a essere attirati di più verso il centro della Luna, il risultato netto è che rispetto alla forma, diciamo, sferica perfetta iniziale, il corpo, quindi in questo caso la Terra, si deforma e diventa molto più allungato. Quindi diventa un corpo quasi ellissoidale, un po' allungato. Ovviamente la Terra è formata da rocce, metalli, quindi queste deformazioni ci sono, ma sono di piccola entità. Però se noi immaginiamo quello che succede sull'acqua, sugli oceani, sui mari, beh, cosa succede? Hanno molta più possibilità di muoversi e di dilatarsi. E quindi otteniamo che la parte di oceano che è nella zona sotto la Luna, che vede la Luna molto alta sopra di sé, vede anche il livello dell'acqua salire. Mentre quando siamo 6 ore prima o 6 ore dopo, il livello dell'acqua è molto più basso. La cosa che appare non subito intuitiva è che anche dalla parte opposta, quindi quella che non vede la Luna, perché ha la Luna sotto i propri piedi, il livello dell'acqua sale. Questo è il motivo per cui le alta marea e la bassa marea si ripetono ogni 12 ore circa. Quindi abbiamo una alta marea, dopo circa 6 ore abbiamo una bassa marea, altre 6 ore un'alta marea e poi una bassa marea. Quindi abbiamo nell'arco di una giornata 2 volte l'alta marea e 2 volte la bassa marea. In realtà bisogna considerare che la Luna, mentre passa la giornata, si sposta un pochino rispetto alla Terra, per cui il sorgere della Luna non è ogni 24 ore, ma ogni giorno ritarda di circa 50 minuti. E questo è il motivo per cui le alte maree e le basse maree non si ripetono esattamente ogni 12 ore, ma si ripetono ogni circa 12 ore e mezza, 12 ore e 25 minuti. Questo perché mentre c'è tutto questo processo di alta e bassa marea, la Terra ruota, ma la Luna anch'essa si muove nella sua orbita intorno alla Terra. Quanto sono questi movimenti? I movimenti sono piccoli. I movimenti sono dell'ordine sulla crosta terrestre, quindi sulle rocce, dei 20, 30, 40 centimetri, non di più. Mentre nel pieno degli oceani le escursioni sono fra i 50 centimetri e i 2 metri. Però questo nel mezzo dell'oceano, dove non c'è l'influenza delle terre emerse. Quando questa onda grande di marea, quindi un'onda alta circa 2 metri sull'oceano, si sposta, abbiamo che a seconda di come è fatto il fondale, come sono fatti gli oceani, se si incanala in certi estuari, in certe gole, in certe baie,
i livelli del mare possono salire e scendere moltissimo, addirittura oltre 10-12 metri. E ci sono esempi famosi, come abbiamo qui negli Stati Uniti, dove vediamo delle barche, appunto come vedevamo all'inizio, che sembrano appoggiate sul fondo marino e il mare molto lontano. Dopo qualche ora il livello del mare sale e le barche galleggiano e il molo in gran parte è stato circondato dall'acqua e ne emerge solo una piccola parte. Talvolta questa onda di marea che invade, che ritorna a riempire, diciamo, le baie o gli estuari, crea delle onde che alcuni appassionati vanno a cavalcare con il surf. Poi ci sono i casi il caso più famoso di Mont Saint-Michel in Francia, che è questa collina che, quando c'è la bassa marea, è circondata dal fondale marino, quindi da un terreno dove c'è acqua, ci sono fanghi, ci sono, vedete, alcune rivoli, alcuni piccoli laghi, e quando viene l'alta marea diventa praticamente un'isola che è congiunta alla terraferma solo da un ponte. Però, per essere precisi e essere attenti, vediamo che succede qualche cosa di più rispetto a quello che vi ho raccontato. Cioè, i punti centrali non sono perfettamente allineati con la Luna. Dove c'è il massimo dell'alta marea non è perfettamente allineato con la Luna. Questo perché? Perché la Terra è un corpo che ha una certa, come dire, inerzia. Viene sollecitato dalla forza della marea della Luna, però ha una certa elasticità, per cui si deforma, e siccome ruota intorno al proprio asse, praticamente questa parte che viene allungata della Terra, che viene un po' vagamente a una forma tipo palla da baseball, viene trascinata in avanti proprio dalla rotazione della Terra. La Luna compie una rotazione intorno alla Terra in circa un mese, diciamo circa 27 giorni, la Terra compie un giro su se stessa in un giorno, quindi la rotazione della Terra è molto più veloce della rotazione della Luna, della rivoluzione della Luna intorno alla Terra. Quindi questa parte che si è allungata a causa della marea tende a essere trascinata in avanti. E qual è il risultato? Il risultato è che questo punto dove c'è la massima marea in realtà ora ha una forza che punta leggermente verso il basso, è più intensa di quella del punto lontano, non è più allineata esattamente con la Luna, ma è leggermente verso il basso. Il punto diametralmente opposto non ha più una forza diretta lungo che passa per il centro della Terra, ma ha una forza che punta leggermente verso l'alto. È più intensa questa forza, diciamo, del punto che è dal lato della Luna, perché è più vicino alla Luna. E quindi queste due forze creano quella che in termini fisici viene detta una coppia di forze. In sostanza, un insieme di forze che si oppongono alla rotazione della Terra. Quindi il fatto che la Terra ruoti più velocemente crea, cioè sposta questa deformazione e si genera una forza, una coppia antagonista, una coppia che tende a frenare la Terra. Ora, ho detto che la deformazione è piccola, diciamo di poche decine di centimetri della crosta terrestre, però questo è sufficiente nel tempo a generare delle forze che rallentano la rotazione della Terra. E quindi
diciamo che ogni secolo più o meno è stato misurato che il rallentamento è di circa fra 1,4 e 1,7 millisecondi, quindi millesimi di secondi al giorno ogni secolo. Siccome parliamo di millisecondi, questo può sembrare un numero molto piccolo. E chiaramente noi al mattino non ci accorgiamo che la giornata è cambiata di qualche millisecondo. Però dobbiamo considerare che questa è la velocità con cui cambia la rotazione terrestre ogni giorno. Quindi siccome nel corso dei secoli ci sono migliaia e migliaia di giorni, nel giro di qualche secolo si possono accumulare ritardi che sono dell'ordine di svariati minuti. Questo è il motivo per cui talvolta, di tanto in tanto, quando ce n'è bisogno, alla sera del 30 giugno o del 31 dicembre viene aggiunto un secondo nel tempo misurato dai nostri orologi. Questo per far sì che il movimento della Terra, quindi l'apparire, il comparire del Sole, sia sincronizzato con, o meglio, che i nostri orologi siano sincronizzati con il movimento della Terra. Quindi a mezzogiorno avremo sempre il Sole che raggiunge il punto più alto nel cielo. La cosa curiosa è che quando si aggiunge questo secondo proprio per risincronizzare il movimento della Terra con quello del nostro orologio, si passa dalle ore 23:59:59 a, il secondo successivo non sono le ore 00:00:00, ma il secondo successivo sono le 23:59:60 secondi. Quindi si aggiunge arbitrariamente un secondo. L'ultima volta che è successo è stata il 31 dicembre del 2016. Da quando si è deciso di adottare questo metodo sono già stati aggiunti, se non sbaglio, 27 secondi nel corso di neanche 50 anni. Questo per tenere sincronizzate le cose. Vi ho detto appunto che la Terra rallenta, però cosa succede sulla Luna? Guardiamo velocemente questo effetto. Questa zona, che è quella più vicina, attira la Luna in maniera più intensa, mentre quella più lontana la attira in maniera meno intensa. L'effetto complessivo è che la Luna viene attirata verso il centro della Terra, ma poi ci sono due forze, una nel senso del movimento della Luna lungo la sua orbita e una in senso contrario. Però la forza che è lungo il movimento della Terra è più grande, per cui al netto c'è una piccola forza che tende a tirare la Luna. È come se qualcuno con una fune la tirasse per darle un po' di spinta. Cosa succede? Che siccome la Luna è nella sua orbita libera, questo si traduce in nel fatto che viene ceduta energia alla Luna. E quindi piano piano la Luna si porta su un'orbita che è un pochino più ampia. E questo è stato misurato perché con i riflettori che ci sono sulla Luna posati dalle missioni spaziali e dalle missioni umane, si può misurare con grandissima precisione la distanza della Luna. E oggi sappiamo che ogni anno la Luna si allontana di circa 38 mm da noi. Quindi via via è un pochino più lontana. Questa energia ovviamente non si crea dal nulla. Che cos'è? È l'energia che aveva legata alla sua rotazione sul proprio asse, che in questa maniera, pur non avendo un contatto diretto, viene ceduta alla Luna. La Terra ruota un po' più lentamente e la Luna acquista un po' di energia e si sposta su un'orbita più esterna, un'orbita più grande. Ultima cosa, vi dicevo che la durata del giorno si allunga, però
non dipende la durata del giorno esclusivamente dagli effetti di marea. Ci sono anche effetti non del tutto conosciuti che dipendono da ciò che c'è dentro la Terra che noi non vediamo. Dipendono dal movimenti appunto all'interno della Terra, del magma che si sposta, risale e così via. Dipendono anche l'effetto dello scioglimento dei ghiacci, lo spostamento dell'acqua, effetti stagionali, l'evaporazione dei mari, incidono sulla durata del giorno. E casualmente questi effetti nel corso dello scorso anno hanno portato il 19 luglio ad avere addirittura la giornata più corta, più breve che ci sia capitata da quando sono misurate con grande precisione dagli orologi atomici la durata del giorno. Quindi il 19 luglio del 2020 è stato più breve di 1,46 millisecondi. Ovviamente non ce ne siamo accorti, ma quella giornata è passata un po' più velocemente. E questo qui è un grafico che illustra dal 1 di gennaio al 16 dicembre dell'anno scorso, del 2020, quindi l'anno che è appena passato, l'andamento della durata del giorno. Vediamo che ad aprile c'è stato il giorno più lungo, l'8 di aprile la giornata è durata 1,62 millisecondi in più, e poi nell'estate, fra giugno e luglio, le giornate sono state più brevi, con il minimo toccato il 19 luglio, e poi la durata ha ripreso a crescere, praticamente mettendo assieme tutta una serie di fenomeni legati appunto, come dicevo prima, a movimenti interni, il movimento dei ghiacci, le piogge, le stagioni e via dicendo. Quindi è vero che le giornate mediamente si stanno allungando, l'effetto delle maree è intenso e misurabile, però casualmente lo scorso anno abbiamo avuto molte giornate che sono state più brevi delle giornate medie. Quindi, con una immagine delle barche che appaiono in secca durante una bassa marea, concludo la presentazione e quindi spero di avere dato una panoramica delle maree, cosa sono e quali sono gli effetti, almeno quelli più evidenti, sugli effetti della durata del giorno e dello spostamento dell'orbita della Luna. Grazie Luigi, bellissima presentazione, visto che sei arrivato in un campo che a me appassiona, che è la misura del tempo. Volevo aggiungere solo un dettaglio che noi continuiamo ad aggiungere. In teoria i secondi potrebbero anche essere tolti, ma questo non è mai successo. E uno dei motivi è perché il secondo che noi stiamo usando è stato definito dall'ente pesi e misure francese, basandosi su delle osservazioni del 1820, mi sembra. Quindi in realtà quel ritardo di cui hai parlato si era già accumulato per centinaia d'anni. Quindi quando hanno definito il secondo, lo definirono in base a quelle osservazioni astronomiche, quindi quando la Terra stava girando nel 1820. Motivo per cui ormai saremo praticamente sempre con solo secondi in aggiunta. Sì, perché in effetti ormai il secondo è stato definito a una certa durata e la Terra, siccome tende a rallentare, diciamo che il numero di secondi contenuti fra un mezzogiorno e l'altro tende ad essere maggiore. Quindi, appunto... Esatto. E quindi quando l'hanno fatto sapevano già che il secondo era, quando hanno definito il secondo come il numero di oscillazioni dell'atomo di cesio, eccetera, eccetera, quel numero lì l'hanno tirato fuori dal secondo di Effemeride, che era basato su osservazioni che però risalivano al 1800. Vabbè, chiusa la parentesi
ipertecnica. Sì, diciamo, no, è tecnica, però siccome appunto si crea uno scostamento, per noi a mezzogiorno ci aspettiamo che il sole sia nel punto più alto nel cielo e quindi siamo noi che dobbiamo riadeguarci e risincronizzarci con la Terra perché... non possiamo farne a meno. Ma infatti la questione del secondo bisestile è ancora discussa e probabilmente lo leveranno. Ci sono alcuni detrattori che vogliono toglierlo e dire non fa niente, anche se accumuliamo qualche secondo di ritardo, pazienza, perché comunque genera poi problemi nei calcoli, perché comunque non è prevedibile. Quindi tu devi, per il passato è facile, perché basta avere un diario di quando sono stati aggiunti. Ma per il futuro... se io devo fare dei calcoli molto precisi nel futuro, io non so, perché lo decidono appunto, in teoria di mese in mese, poi di fatto ogni 6 mesi, non so quando verranno aggiunti i secondi bisestili. Insomma, vabbè, chiudiamo la parentesi tempo. No, parentesi tecnica, però ecco, la cosa è andata un po' veloce, questo secondo viene aggiunto, diciamo, no, come sottolineavi tu, non in maniera programmata, ma quando ce n'è bisogno, cioè quando ci si rende conto che a cose fatte che c'è stato un rallentamento e allora si dice qui è necessario aggiungere il secondo. Esattamente. Se vogliamo fare una previsione di cosa succederà fra molti anni, molte decine, centinaia di anni, non sappiamo quanto rallenterà la Terra. Esattamente, come dicevi tu, ci sono un sacco di cause che sono alcune magari sconosciute ma molto caotiche, quindi assolutamente non predicibili. E se non sbaglio, mi sembra che il secondo venga la rotazione della Terra venga misurata rispetto a una serie di quasar molto distanti, più distanti quasar, in maniera da formare una sorta di riferimento statico nell'universo. Quella è la misura che viene usata per decidere se la rotazione, cioè per decidere se appunto se la Terra sta rallentando oppure no, perché serve un riferimento e come riferimento c'è questa serie di quasar molto distanti che servono appunto come base per un sistema che abbiamo deciso essere fermo rispetto al quale misurare il rallentamento della rotazione terrestre. Vabbè, la misura del tempo è assolutamente affascinante, potete andare avanti fino a domani, ma diciamo che abbiamo concluso per questa serata. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato e ricordo anche a chi ci sta seguendo online che il prossimo appuntamento sarà il 12 febbraio avremo con noi un docente di fisica dell'Università di Genova, Silvano Tosi, ci parlerà della storia della materia, altro argomento splendido perché ci dà un'idea di come sia possibile avere una complessità tale della materia che permetta anche l'esistenza di forme di vita partendo da un universo che era praticamente fatto solo di idrogeno. Quindi ci racconterà la storia di come sta materia è arrivata a essere quella che è oggi durante i miliardi di anni di vita dell'universo. E vi consiglio di non perderla perché è un argomento bellissimo. Niente, ringrazio tutti, ringrazio Sandra in regia, ringrazio Alessandra degli Astrofili Polaris per tutto il supporto e l'aiuto che ci dà cercando anche lei relatori, siamo veramente in un momento di marasma completo, ringrazio di iperattività. Sì, esatto. A proposito aggiungo solo già che ci siamo possiamo anche anticipare un altro appuntamento o il prossimo, come hai detto tu giustamente, il 12 febbraio con il professor Silvano Tosi e il 26 febbraio avremo ospite un giovane ricercatore INAF dell'Istituto Nazionale di Astrofisica che ci parlerà invece di galassie e nuclei galattici attivi che sono il cuore delle galassie dove si annidano i buchi neri supermassicci e quindi avremo i prossimi due appuntamenti saranno con questi due ospiti graditissimi che appunto ci intratterranno, ci parleranno di due argomenti molto affascinanti. Bene. Stiamo facendo delle considerazioni su tempi sul tempo e sull'evoluzione del tempo. Avremo anche un appuntamento che probabilmente sarà il 5 di marzo, così l'ho calendarizzato, ci sarà il professor Nino Zanghi che parlerà della freccia del tempo.
un argomento correlato con quello che stavate, con cui stavate discutendo, perché qui il problema è: ma il tempo scorre, e se scorre in che direzione sta scorrendo? È un argomento che travalica il campo strettamente della fisica e un po' sconfina anche nella filosofia della scienza, se si vuole. Un ulteriore argomento, ma dobbiamo ancora calendarizzarlo, sarà sempre per marzo, più avanti, con una giovane ricercatrice sempre dell'Università di Genova, che affronterà il tema della geologia di Marte. Sarà l'occasione di vedere e di constatare, mettere dei puntini relativamente alla nostra conoscenza di questo pianeta rosso, che è sempre stato osservato dai nostri avi e ultimamente è stato esplorato dalle sonde robotizzate che negli ultimi decenni sono state inviate dalle varie nazioni verso il pianeta rosso. Quindi l'appuntamento è denso per le prossime settimane. Io volevo chiedere scusa a chi ci ha seguito, perché ci sono state una serie di intoppi tecnici, del resto la Luna doveva essere per traverso. L'abbiamo fatta apposta. È andata, non abbiamo visto la Luna, ma ci sono stati una serie di intoppi. Un computer che non partiva, io che ho mandato un video errato, però chi seguiva su YouTube ha visto il video giusto. Insomma, ci sono state un po' di sincronie per rimanere sempre in tema di tempo. Va bene, penso che Marco, a fine di questa chiacchierata, potrebbe mandare per coloro che hanno resistito fino in fondo il video giusto sulla formazione della Luna. Questo su Zoom, perché quelli che ci hanno seguito su YouTube hanno già visto il filmato giusto. Certo, possiamo mandarlo, sì sì. Adesso appena la diretta. E così salutiamo quelli che ci hanno seguito sulla diretta, ricordandovi il prossimo appuntamento. Io vorrei ringraziare Luigi Pizzimenti, perché è sempre stato bravissimo e chiarissimo, e quindi è sempre un piacere, sono le sue presentazioni. Vorrei salutare anche il Circolo Pinerolese Astrofili Polaris, che è un nostro omonimo come associazione che ci sta seguendo. Ciao Elena, che eri in collegata, grazie. E niente, i ragazzi del Cassini e tutti i nostri soci. E anche amici astrofili. E amici astrofili e i nostri soci che ci stanno seguendo. Ciao a tutti.